Dopo che il sindaco di Agrigento, Marco Zambuto, si è assunto l'onere di organizzare la 67esima edizione della Sagra del Mandorlo in Fiore, evidenziando di non far gravare i costi sulle casse del comune, di utilizzare i fondi provenienti dalla regione e dalla convenzione col parco archeologico, ormai è quasi del tutto delineato il programma dell'evento più atteso dell'anno. E così come ormai avviene secondo una prassi consolidata, la kermesse prenderà il via il prossimo 3 febbraio con l'atteso Festival Internazionale Bambini del Mondo. 6 gruppi internazionali che inaugureranno l'evento. Quest'anno arrivano da Indonesia, Macedonia, Ucraina, Georgia, Bulgaria, Serbia. Ad essi si andranno ad aggiungere gruppi agrigentini Kerkent, Oratorio Don Guanella e Piccoli del Valdacragas e Derbessus. Il festival inizierà in maniera un po' insolita, ma tanto incisiva. I bambini del gruppo Radist dell'Ucraina, infatti, prima di iniziare la loro performance artistica, giovedì mattina 2 febbraio alle 10.30 andranno a far visita ai bambini ricoverati al reparto di pediatria dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Un gesto d'amore verso dei coetanei che stanno male e che, pur essendo impossibilitati a partecipare alla sagra, avranno l'occasione di trascorrere una mattinata in allegria tra canti e balli. I bambini del mondo, ha detto Luca Crescenzo, figlio di Claudio Crescenzo, ideatore del festival incentrato sui bambini e scomparso prematuramente, sono pronti ad aprire la sagra del Mandorlo in Fiore di Agrigento per continuare a diffondere nel mondo i grandi valori di pace, fratellanza e concordia tra i popoli. E sin dalla sua prima edizione sottolinea Giovanni Di Maida che questo festival coniuga il folklore con la promozione umana e sociale per difendere i diritti dei minori. Proprio per i grandi valori portati avanti nel corso degli anni, i bambini del mondo sono stati nominati ambasciatori di pace nel mondo dall'UNICEF. Venerdì 3 febbraio, dopo il consueto incontro alle 10 al Pirandello di Agrigento col sindaco Zambuto e il presidente del Consiglio Alfano, si procederà con la sfilata dei gruppi composti da tanti piccoli artisti. Nel pomeriggio dalle 16 in poi al Pala Congressi del Villaggio Musei inizieranno gli spettacoli. A fine serata sarà consegnato il premio Zeusine. Sabato 4 febbraio sono attesi ad Agrigento oltre 1000 studenti delle scuole elementari e medie provenienti da diverse parti della Sicilia che parteciperanno assieme ai gruppi internazionali e a quelli locali alla passeggiata della pace verso la fraternità che si terrà nella Valle dei Templi con inizio alle 10. Nel pomeriggio e in serata gli stessi studenti assisteranno agli spettacoli al Pala Congressi dalle 15.30 alle 20.30. In serata sarà conferito il premio Claudio Crescenzo. Il ricavato della vendita dei biglietti per assistere agli spettacoli sarà devoluto in beneficenza ad alcune associazioni di volontariato. E lasciando i bambini del mondo, dal 3 sino al prossimo 12 febbraio si esibiranno e sfileranno gruppi folcloristici provenienti da Algeria, Bielorussia, Bulgaria, Isola di Pasqua e ancora Georgia, India, Irlanda, Messico, Perù, Romania, Belgrado e poi la tanto attesa banda con al seguito le majorette dell'Ungheria. Presente anche la fanfara dei bersaglieri di Caltanissetta, la banda musicale di Città di Faceco e gli sbandieratori di Vicari. Sfilerà anche il corteo storico di Città di Noto. Auspichiamo un salto di qualità nell'organizzazione dell'evento sagra, dichiara il coordinatore cittadino del PDL Renato Rametta, soprattutto nella mentalità di quanti organizzano la kermesse che annualmente si limitano a realizzare una sagra paesana, senza puntare su una vera e più mirata sponsorizzazione per un maggiore ritorno economico per le nostre attività commerciali. Sarebbe stato opportuno, conclude Rametta, rinunciare all'edizione di quest'anno ed evitare di sperperare le risorse previste a prescindere dalla loro provenienza. Perché in ogni caso si tratta di denaro pubblico che si sarebbe potuto spendere in modo più intelligente e utile. Io metterò tutta la mia esperienza.